Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale dei Two Times Nerd. Io sono Cosmos E io sono Fedro. e come avevo detto anche nei commenti ad alcuni dei nostri utenti, oggi vi parliamo un attimo di quello che è Xenoblade Chronicles 2 in generale, un po' una discussion come abbiamo fatto anche con Pokémon, come ha fatto anche Fedro, il nostro amico Andrea, con Dragon Quest 11. Esattamente, andremo un po' a discutere tra di noi quello che è stato Xenoblade Chronicles 2. Vi ricordiamo che è stata fatta anche una recensione sul canale molto più tecnica, questa sarà proprio una chiacchierata sul titolo, che potete andare a vedervi cliccando qui sopra. Ok, Comunque. allora, prima di tutto, penso che questo video esce dopo quello del gameplay che Sì, mettiamo, quindi vi avvisiamo che la serie va in pausa. So che tanta gente la vuole ancora e ci fa molto piacere, però, come avevo detto già in alcuni commenti come risposta, non sta avendo il successo che speravamo. In realtà esatto. il seguito un po' c'è, però non è. Non è foltissimo, cioè la schiera di persone che segue questo nostro piccolo È progetto un non po' è di foltissimo. nicchia, Esatto, è diciamo. molto di E siccome ci vuole veramente tanto tempo a girare questi episodi, perché non sembra, ma per due episodi da mezz'ora noi ci mettiamo anche 2 ore e mezza, Sì, anche perché tra tagli e perché tutto quanto, e battaglie che sono lunghe, purtroppo ci si mette veramente tanto e non riusciamo a fare nient'altro durante la giornata, quando dobbiamo fare le riprese. sì, poi considerando che io ho anche Dragon Quest da portare avanti, i tempi sono molto stretti. Di fatto, comunque, se sarete in tanti a volerla, noi la porteremo avanti. Sì. Questo è un video da vedere, ovviamente, ve lo diciamo già adesso, se avete completato il gioco, Quindi, perché spoiler. lo spoiler sarà libero e la trama verrà praticamente sviscerata in ogni cosa. Cioè, non staremo a farvi un recap della trama, ma ne parleremo, insomma, abbastanza approfonditamente, soprattutto di parti che sono verso la fine del titolo. Certo, magari un po' dei colpi di scena che non ci Esatto, aspettavamo, sì. che alcuni in realtà te li aspettavi anche perché il gioco lasciava un po' Intuire intuire, certe però. cose. Certo, allora io devo dire che Xenoblade Chronicles 2, come si sarà capito dai video, mi è piaciuto molto dal punto di vista della trama, narrativamente parlando, è un gioco ben congegnato. Certo, c'è da dire che certe scenette un pochino cringe ci Sì, sono. ma perché giustamente, secondo me la bellezza di Xenoblade Chronicles 2 è quello di iniziare con una trama molto anime, shonen, e dopo si evolve in qualcos'altro. E è una cosa che in realtà non ti aspetti, un po' alla Made in Abyss, no? Che fino a quando arrivi al punto dove siamo arrivati noi, al Chapter 3, dopo da lì cambia Eh tutto. sì, Ci esatto. sono ancora ovviamente le scene, però la trama diventa molto più matura e anche più seria. Sì, rispetto a uno Xenoblade Chronicles 1, chiamiamolo così, uscito per Wii, il gioco ha un'impronta molto più shonen, No, le no, cutscene o sì. quant'altro, sembra di vedere un vero e proprio anime, quindi è stato un po' cambiato. Cioè, anche il primo era molto legato da un certo punto Sì, di sì, sì, vista, sì. Sì, però anche il design dei personaggi era un po' più maturo dal mio punto di anche vista. nell'X, diciamo che è quello un po' più particolare in generale, perché quasi quasi non c'entrava nulla, a parte l'esplorazione con quello che è la saga, secondo me. Bel gioco, ma aveva tantissime pecche. Se magari lo rifaranno, così spero che lo mettano a posto un po' il gameplay. Sì, è una sorta di spin-off, si potrebbe dire, della Sì, sì, saga, che sì. ricordiamo è ambientato sul pianeta Mira e i protagonisti arrivano direttamente con una Sì, vicella una nave spaziale spaziale. dal pianeta Terra. Io ho solo visto dei video, purtroppo non ho avuto il piacere di Sì, allora in giocarlo. realtà lì era che tu scappavi dalla Terra perché gli alieni ti stavano attaccando, avevi creato questa nave con alcuni sopravvissuti sopra e siete stati attaccati e cadete su questo pianeta. D'altronde il finale cita un po' quello che fa una reference alla saga Xenogears. Xenogears, Quindi sì. c'è Ecco, un po' di connessione comunque, come al solito. Xenogears, grande titolo di Square, che purtroppo non è mai uscito in Europa, è stata fatta una fan translation dai Sadness City, un gruppo che anni fa si occupava di traduzioni amatoriali di titoli importanti, avevano tradotto anche Final Fantasy VII in italiano, prima per PC, poi la patch era stata creata anche per PlayStation 1. E avrò fatto un lavoro incredibile. Piccola parentesi, Xenogears, se avete modo, recuperatelo perché è una pietra miliare. Ha avuto un grosso problema perché a metà, sono due dischi, il gioco è composto da due dischi, all'inizio del secondo disco la Square non aveva più budget e il gioco è stato castrato, molte parti che dovevano essere giocabili sono state ridotte a delle Ah, cutscene. quindi già da quei tempi la Square. Eh sì, però a livello di trama è qualcosa di incredibile. Comunque, arrivando al Vabbè, punto centrale centrale. Parliamo di Xenoblade Chronicles 2. Direi che non ha senso parlare della parte di quello che abbiamo fatto noi fino ad adesso, No, perché l'abbiamo fatto certo. vedere nel Let's Play, riuscite a vedere i nostri pensieri su quello che è la trama fino ad adesso già nel Nei Let's primi Play. video, certo.
certo. Quindi noi in realtà adesso siamo arrivati al punto dove, dove è morto il Van nostro Damme. Caro Van Damme, quindi da qua è la prima volta che vediamo che succede una cosa del genere, nonostante... Inaspettata, totalmente inaspettata, un po' come succedeva anche nel primo Xenoblade, ricordiamo, perché anche lì, adesso senza fare spoiler, ma già lo saprete, un personaggio moriva nelle prime ore, era uno shock incredibile. Sì, sì, sì. Vero che poi moriva e non moriva, però vabbè, ho già detto troppo. Sì, la morte di Van Damme è il primo, il momento in cui davvero Xenoblade Chronicles 2 comincia, anche perché poi si va nel Morardine, si cominciano a scoprire cose. Diciamo che Morardine è un po' la saga di Tora e la sua famiglia, e anche di quello che è lo sviluppo di Poppy e quant'altro, e lì conosciamo meglio anche Morag. Sì, esatto. E anche il suo fratello, che praticamente era il re, se non il sbaglio, re il re di, Morardine, che assomiglia perfettamente al suo antenato nel prequel, vorrei aggiungere. Questo è un classico, che gli antenati siano uguali. Tanto lo stesso attore, sia inglese che giapponese. Stesso ovviamente. Doppiatore. No, il fatto è che inizia in maniera, come dicevi tu, molto lenta, però andando avanti il ritmo è molto incalzante. Sì, anche perché poi già nel Morardine fanno vedere di più Mitra, perché Mitra, come avete sì. visto, c'è la parte, la vera personalità di Pyra, il vero volto di quello che è l'Aegis. La vera essenza dell'Aegis, esatto. È Mitra. E in più sì. si scopre anche una scenetta molto fan service, qualcosa su Nia, qualcosa che lasciano un po' intuire. Sì, esatto, che quello è forse uno dei colpi di scena più belli. Per me lo è stato sicuramente. Sì, perché adesso, questo ovviamente è un video rivolto più, ricordiamo che è finito il gioco, quando si scopre che Nia di fatto è una Gladius. Sì, Nia ragazzi è una Gladius, d'altronde è la mia Gladius preferita. Quando tutti mi chiedevano qual è la tua preferita, ho detto, per spoiler, ho detto, non lo dico, però adesso visto che siamo qua lo dico, Nia. Sì, che anche lei... Da che in realtà non è una Gladius, cioè era una Gladius normale una volta, lei in realtà è una cosiddetta Flesh Eater, che è una cosa che spiegavano anche con il vecchio del teatro, che sì, anche lui era. Sì. Cos'è un Flesh Eater? È un Blade, come anche Jin. Esatto. Che se prende lo spirito di un umano, diventa per metà umano e per metà rimane Gladius. Ancora Gladius. La bellezza di questo cos'è? Che loro non hanno bisogno di un Doctor per sopravvivere. E che possono scegliere un loro Gladius a scelta loro, praticamente. A scelta loro, sì, sì, beh, e vivono per tanti anni, però a un certo punto, come avete visto anche con il vecchio, invecchiano, ci mettono di più, per esempio ci hanno messo 500 sì, anni, sì, 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 però sta di fatto che diventano praticamente umani e non ritornano nei loro cristalli dopo che hanno fatto questa cosa qua. Sì, sono un perfetto ibrido nel tra l'umano. Nel caso di Nia, lei aveva preso il spirito di sua sorella, sua sorella, praticamente della figlia del suo Doctor. Di Lord Eckel, esatto. Che era quello che avevamo visto, che ne parlavano a Torigot. A Torigot, esatto, perché lei aveva una sorella adottiva di cui ha preso poi l'aspetto. Quindi esatto. Effettivamente non si sa come Nia fosse precedentemente. No, no, in realtà Nia è la forma Blade, è la sua forma originale. Okay. La forma, quella che c'ha lei umana, l'altronde sembra più giovane, sembra perché più... prende la sembianza di della sua sorella. Infatti Nia, lo faremo vedere adesso anche magari con un po' di footage, è molto più grande, c'ha le orecchie molto più... E ha i capelli lunghi. E ha i capelli lunghissimi. D'altronde, parlando di Nia, adesso quando uscirà questo video, non ce l'ho ancora, però facciamo uscire questo video quando sarà pronto, ho fatto una commission per una artwork da un'artista sì, molto brava. La starete vedendo in questo con momento. Con Nia e Dromark, se volete andare a vederla, vi mettiamo il link sotto, si chiama Leo Katana, molto brava. Ho richiesto anche tante altre artwork sui Pokémon a lei, quindi se volete magari volete farvi un artwork, d'altronde vi farò anche una stampa sul telo da mettere in camera, magari quelli gli farò una foto vedere, e la metterò su Instagram così la possono vedere tutti. Comunque, sempre relativamente a Nia, c'è un momento molto cringe, forse il momento più cringe di tutto Xenoblade Chronicles 2. Quella è stata lì, per me ti giuro l'avrei ucciso. C'è questa scena dove, quando Nia mostra finalmente quella che è, d'altronde cosa molto bella di Nia, so che adesso sto facendo il fanboy perché vabbè, lei è la mia waifu numero uno, il tuo personaggio preferito, esatto, come avete notato anche lì nella parte quando Van Damme stava morendo, lei si vedeva che faceva questi passi avanti perché voleva salvarlo, perché Nia è la migliore Blade curatrice praticamente in tutta Arrest, esatto. Lei riusciva praticamente a salvarlo se voleva, però lei viveva con questo conflitto dentro che era che non poteva rivelare la sua identità perché lei aveva questa paura di essere vista male dagli altri, visto che era una Flesh Eater. Sì, perché i Flesh Eater, ricordiamo, non hanno una buona nomea tra il popolo di Arrest. Soprattutto per colpa di qualcuno chiamato Malthus. Marubeni in Giappone.
giapponese. Esatto, che è il pretore, il capo del è il papa praticamente, esatto. Ce lo mettiamo così, perché si sa che i giapponesi amano mettere il Vaticano in qualche modo come personaggio negativo nelle loro trame. Basti ricordare anche il Sanctum in Final Fantasy XIII. Basta ricordare anche proprio la chiesa in Toaru Majutsu no Index, che è un manga e un anime che ha proprio come antagonisti la chiesa, però va bene. Evidentemente non hanno una bella visione del Vaticano. Sì. Però il fatto comunque è veramente cringe, è che a un certo punto Nia, in un momento molto concitato, durante una battaglia abbastanza estenuante... Contro le ombre di Adam, praticamente. Esatto, nei sotterranei di Fonset, praticamente sotto Fonset, il villaggio di cui Rex è originario, Nia dichiarerà il suo amore a Rex. Sì, esatto, gli dice che lo ama e lui prontamente arriva a un certo punto da lei e fa: sì, Nia, anch'io ti amo, però amo anche tutti. E lì ti giuro, ho tirato tante di quelle testate nel muro. L'avrei... No, io dico solo una cosa: questa cazzo, ragazzi, usciamo un attimo di discesa, ve la facciamo vedere. Sì, perché sì, è, no, è spettacolare, è qualcosa proprio il cringe totale in assoluto. Gustatevela. Curio. やっぱりこの場所でブレイドの力は。レックス、俺も大好きだ。ニア。 ニアのことも、みんなのことも、だから、もう絶対に立ち止まらない。 Dai ragazzi, come si fa adesso, con tutto il rispetto, però... Cioè, poi se devo scegliere tra Pyra e lei, c'è tutta no, vita lei. Cioè, veramente, lei che si dichiara, l'avete vista come... È il primo momento in cui vediamo Nia davvero tenera nei confronti di Rex e tutto viene distrutto da lui che la friendzona malamente. Ma questa cosa succedeva anche nel primo Xenoblade. Sì, con... com'è che si chiamava? Con Shulk e Melia. Melia, sì. Dato che c'era anche un artwork dove si abbracciavano sia Melia che Nia, li fa... Ti capisco. Quindi la friendzone avviene al contrario. Al contrario. Di solito è la ragazza a friendzonare, in questo caso è Rex che fa il friendzonatore... seriale, diciamo, anche perché non ce lo vedo molto scafato con le donne. Sì, parlando di Fonset, però mi è piaciuta la scena dove Rex ritorna a casa e mostra a Pyra che i suoi genitori sono morti, li porta proprio alle tombe, li presenta come se fossero lì con loro. È una scena molto toccante, in sì. realtà. Poi Fonset, un paesino che mi piace tanto, con una soundtrack bellissima, rilassante. Lì scopriremo poi che Zeke in realtà è un figo della Madonna, esatto. Che non è proprio un Team Rocket, lui è tipo il principe di com'è che si chiamava? Non mi sfugge anche a me il nome del regno, ve lo scriviamo sì, qua esatto. sotto. È il principe di un regno, cioè di un titano, cioè che ha ovviamente luogo su un titano questo regno, e di una dinastia molto importante. Infatti incontreremo anche il padre a un certo punto, e anche lì succederà di tutto, che il padre vuole uccidere Pyra come al solito perché è un blade troppo pericoloso e quant'altro. Dopo la fine Zeke li aiuta a salvarla, dopo in realtà si scopre che il titano sta per morire. Che ci mettono tipo poche ore, solo che quella è una delle parti più lunghe del gioco, perché quel titano lì è gigantesco, molto sì, bello sì, un sì, titano sì, sì. principalmente riempito da neve e ghiaccio, esatto, è molto molto bello quel titano lì da esplorare, anche se ha delle parti abbastanza difficili, mi ricordo, e ho avuto un po' di difficoltà a capire dove dovessi andare esattamente per proseguire quella trama. Perché sì, perché partivi dall'alto e dovevi andare verso il basso. Sì. Poi quando arrivi giù era un piano gigante, sì, potevi sì, fare sì. veramente di tutto. No, poi ecco, un'altra cosa che a me ha un po' lasciato perplesso è stato il design del villain, vero e proprio
di Xenoblade Chronicles 2 è Malos. Malos che sembra tanto un personaggio buttato un po' lì a caso all'inizio, sì, soprattutto per il suo design, cioè non ha il design davvero cattivo. Vero è che anche questo viene svelato poi successivamente, lui è il Gladius del pretore dell'Indol di Marubeni. Ed è un altro Aegis, come se fosse il fratello di Pyrenitra. Esatto, sì, è un altro Aegis, però è una Aegis malvagio. E dopo viene spiegato che in realtà lui è malvagio perché Amaltus stesso era malvagio. Quindi sì. Lui ha preso la sua personalità, questa cosa viene spiegata anche meglio nel prequel, perché Amaltus intorno, sì, è il motivo dopo si spiega anche del come mai Amaltus era riuscito a sopravvivere per 500 anni, perché lui si era praticamente infuso dentro. Sì, perché ragazzi, c'è da dire una cosa: ci sono i Blade che possono prendere gli spiriti degli umani, però si può fare anche la cosa contraria, come Rex, e anche Zeke è come Rex, che è parte del Gladius all'interno del loro corpo, esatto, vivono per più anni. Pensate che Amaltus non ne ha uno come Rex e Zeke, ne ha tipo centinaia, perché a un certo punto lo sfidate come boss e faceva vedere tutti i cristalli nucleici che aveva nel corpo. Che per me, cioè, io considero lui più l'antagonista principale della serie, perché Malos è solo un risultato dalla sua personalità, fondamentalmente. Sì, è un prodotto della personalità di Amaltus. No, è vero, può funzionare. Vero è che il gioco però ce lo presenta come il vero cattivo, anche perché d'altronde ricordiamo che è lui il boss finale, sì, all'interno di un mega robottone enorme. Anche nel prequel è sempre Malos il boss finale. E parlando di boss finale, a me quella boss finale lì ha fatto veramente schifo nella storia principale, non mi diceva nulla. Sì, ho preferito quella di Amaltus, anche la battle theme contro Amaltus era bellissima, orchestrata, sì, aveva sì. più un senso. Mi è piaciuta di più la boss finale intorna contro Malos, perché era molto più cinematografica. No, il fatto è che comunque, ecco, a livello di trama poi il gioco funziona, secondo me. Riesce soprattutto a spiegare tutto a livello di lore. E si scopre anche il motivo di Jin, di come mai è cattivo, perché praticamente Amaltus aveva mandato il suo esercito ed aveva ucciso la sua Gladius, che si chiamava Laura, d'altronde protagonista che potete utilizzare nel prequel. Esatto. E visto che lei stava per morire, Jin praticamente prende il suo spirito, il corpo della ragazza rimane, e praticamente quello che lui voleva riuscire a fare era praticamente riportare in vita lei. Sì, ma infatti quello è il compito di Jin, che poi viene... Sì, che Jin ovviamente penso che c'eravate arrivati, è un Gladius. È un Gladius. Non è un Doctor. Esatto, è una sorta di eroe romantico, sì. Jin. Perché... Ah sì, è un'altra cosa che dovete sapere, che ovviamente non abbiamo spiegato, ma si capisce, se un Gladius diventa un Flesh Eater, anche loro possono utilizzare altri Gladius, certo. Quindi in realtà tutti nella torna sono Gladius: Malos, Akos, un'altra ragazza che viene più avanti che non mi ricordo come si chiama, Patroka, che è la sorella di Akos. Sì. Poi viene, c'è tutta una backstory, sembra di vedere un po' Beautiful sì. all'interno. No, della diciamo torna. Che il bello di Xenoblade è questo, che non lascia in disparte nessuno. Esatto, c'è un story development per tutti. Sì, c'è uno screen time adatto ad ogni personaggio principale, a differenza di altre produzioni, vedi Dragon Quest 11, che presenta spesso dei bei personaggi ma vengono lasciati un po' sullo sfondo. Invece in Xenoblade Chronicles 2 tutti hanno un po' di valenza all'interno della trama, ed è bella questa persino cosa. I Blade, i Gladius che sbloccate hanno le loro missioni secondarie con storia, cutscene e tutto quanto, sì. Quindi, cioè, non lasciano in disparte nemmeno loro. Ecco, poi anche a livello di missioni secondarie il gioco è strutturato bene, perché riescono ad avere un buon incastro all'interno della trama principale. Come dicevi tu in un episodio che abbiamo girato, era anche interessante come il soldato che si vede all'inizio a Thorigoth, che poi diventa un Doctor prendendo in mano il cristallo nucleico, capisce di poter diventare un Doctor, lo si possa rincontrare poi nel Morardain quando è già un soldato. Quindi è una mini storia che va avanti parallela alla trama principale, quindi da questo punto di vista è molto ben strutturato. Sì, ma allora ci sono side quest che sono delle semplici fetch quest, poi ci sono delle side quest che hanno effettivamente una storia. Mi ricordo che a Gormoth, quando si va verso verso il zio Pon, a destra c'era una coppia, che uno era del Morardain e l'altro era la ragazza, era Gormotta. E lì c'era proprio una storia, dovevi andare nella città e c'era il padre che non era d'accordo che loro stavano insieme. Lui, d'altronde, c'erano dei mostri, il moroso di questa qua era attaccato, devi andare a prendergli la medicina. Sì, quindi sì, c'è me del plot development
non sono tantissime, però ci sono. Sì, infatti, quindi è anche bello riuscire a fare delle missioni secondarie in questo modo, cioè che siano un minimo, che abbiano un minimo di trama, un minimo di storia, a differenza, questo non mi stancherò mai di dirlo, di quelle missioni secondarie orribili che ha Final Fantasy XV, che non hanno niente, cioè sono dei pomodori. Dei pomodori, delle foto e di mille altre cazzate che adesso non staremo a dire. Queste sono delle missioni secondarie strutturate in maniera buona. L'unica cosa che non mi è piaciuta a livello di missioni secondarie è il fatto, quelle missioni dei Gladius dove per un tot fanno delle cose. Mi è sembrata una meccanica molto da cellulare. E sì, qui sì. Adesso mi sposterei un po' più a parlare di quello che è il gameplay di questo gioco, che comunque a livello di trama più o meno... Sì, l'unica cosa che vogliamo dire della trama, mi è piaciuto molto verso il finale, quando si va verso, si raggiunge sto Raquem, sto... L'Elysium. Ed incontriamo effettivamente il dio di questo mondo, che altro non è che Xanta di Xenoblade Chronicles 1, o meno la sua metà, che era... Com'è che si chiamava... Klaus, il tutto... Ah, qui è vero, qui questa infatti, cosa bisogna discutere. Infatti è vero, questa va perché... discussa, l'abbiamo già discussa sì. Anche nel video che nessuno non ha guardato, però con le... sì. Ha più senso farlo su questo. Però se volete lo trovate. Comunque è vero, questa è una teoria, cioè c'è una teoria che gira riguardo a questa cosa, la stavo dimenticando, bravissimo che l'hai citata. Il fatto che si incontri quando si arriva in alto nell'Elysium il dottor Klaus, che niente meno è stato il creatore di Arrest. Lì capiamo come Arrest è nata. Questo dottor Klaus, però, compariva in una stessa identica cutscene anche all'interno del primo Xenoblade. Adesso io non mi ricordo. Allora, nel primo Xenoblade si dice che il dottor Klaus diventasse Xanta. Sì, sì, fosse sì. La metà. Perché sì. Quando noi incontriamo... Una metà diventa Xanta, l'altra metà diventa l'architetto. L'architetto, nel mondo, esatto. Quindi quello che avviene... E, quando c'è stato quel boom lì di quell'esperimento che lui ha fatto, in poche parole si sono create più dimensioni, più realtà. Una è quella di Xenoblade Chronicles 1, una è quella di Xenoblade Chronicles X e una di Xenoblade Chronicles 2. Quindi non c'è una vera e propria connessione, però quello che unisce la creazione di ciascun mondo è stato quel fatto. Esatto, lì. È come se fossero degli universi paralleli in cui gli eventi succedono parallelamente. Quindi, secondo molti, anche leggendo in giro, secondo anche teorie che ho trovato su vari siti come GameFAQs, eccetera, dicono che in realtà Xenoblade Chronicles 1 sia parallelo al secondo. Esatto. Cioè gli eventi del primo e del secondo scorrono su binari anche paralleli. Perché quando voi arrivate dall'architetto, l'architetto stesso dirà che l'altra sua metà sta per morire dall'altra parte. Esatto. È praticamente Shulk e gli altri stanno sconfiggendo. D'altronde è confermato anche che non sono pienamente connessi, perché Shulk appare in Xenoblade Chronicles 2 con un aggiornamento e si incontrano in una dimensione diversa. Ok, questo però bisognerebbe verificare se effettivamente è fanservice o è considerato. Sì, lo so, canon. Però teoricamente loro dicono: noi veniamo da un mondo, noi veniamo dall'altro, sì. E ci incontriamo qua. D'altronde, a un certo punto, se facevate una missione particolare, potevate portare sia lui che Fiora con voi, sì. Come Blade, che anche lì non aveva tanto senso. Però no, ecco, io questa cosa, personalmente, mia visione personale, la vedrei molto più come fanservice, sì. Filler. Anche perché c'è anche Elma di Xenoblade Chronicles X, che era un po' la vera protagonista di, sì, quel gioco, e non il personaggio che utilizzavate voi. E ricordiamo che c'è anche Cosmos da Xenosaga. Da Xenosaga, e anche l'altra che assomigliava a lei, con l'armatura viola, che non mi ricordo come si non chiama. Ricordo però neanche... assomigliava anche a lei a Cosmos, l'avevano aggiunto con un aggiornamento. Sì, il fatto è che a questo punto, secondo me, cioè questa cosa sì c'è, però non ha da considerarsi, sì, canonica. Sì, sì. Ad ogni modo, per vedere spiegata meglio questa teoria, vi rinvito a vedere il video che avevamo girato su questo DLC specifico di Shulk e Fiora, che trovate qua sopra. Comunque, parlando di gameplay, allora, io sono molto diviso su questo titolo, dico la verità, perché allora a livello di esplorazione è magnifico, i titani sono grandi, i posti da visitare sono tanti, c'è tanto da fare, ma il combat system, per quanto sia originale, lo trovo eccessivamente lento. Il fatto che la barra dei nemici ci metta una vita a scendere, che ne trovi tanti e ti perdi delle ore a sconfiggerli, a un certo punto io l'ho trovato un po' tedioso. Per quanto, ripeto, sia interessante il combat system, anche se si basa tutto sulle combo e gli altri personaggi sono controllati da IA, a me piace avere un controllo completo del party, solitamente. Sì, sì, sì. Però, ripeto, è un gusto mio personale, sì, sì, che può piacere. A me è personalmente piaciuto, ma mi è piaciuto quando hai sia i tre Gladius per ciascun personaggio,
e c'hai tutte le combo che riesci a fare. Da lì secondo me diventa bello. E diventa bello quando? Perché con Rex, ragazzi, potete utilizzare la bellezza di 5 Gladius in realtà, perché potete utilizzare 3 Gladius, ovviamente Pyra è obbligatoria, però può diventare Mitra e può diventare anche Pluma, che è un'altra terza Esatto. forma, cioè perché in realtà lo scoprite verso la fine del gioco che Pyra e Mitra non sono né una né l'altra il vero volto del Gladius, perché Pyra è la rappresentazione per Rex, Mitra era la rappresentazione per Adam. Adam, invece Pluma è la vera forma di quello che è l'Aegis. Sì, esatto, Quindi quindi avevate una qua. Se avevate la barra piena, potevate praticamente evocare lei e diventava tipo il quinto Gladius che potevate utilizzare con sì, Rex. poi ricordiamo che questa meccanica viene introdotta nelle fasi finali del gioco, Sì, d'altronde quando verso. combattete contro Amaltus, che è praticamente il penultimo boss, avete imparato una meccanica nuova, vi farà vedere anche il tutorial, con una combo tra Nia Blade e Pyra Blade, dove Rex usa entrambe per un attacco finale, che è Sì, molto bello. devastante. Sì, me lo ricordo. Quindi sì, il gameplay è bello, è interessante da molti punti di vista, però il sistema di combattimento per me rasenta la sufficienza, nel senso che avrei preferito qualcosa di un po' più catchy e più rapido. E più che altro non tanto il sistema di per sé perché funziona, ma la lentezza dei combattimenti, perché a me capitava di essere overlivellato, a essere anche a 7-8 livelli più alto di certi nemici, e la barra della vita, utilizzando comunque sempre le combo, eccetera, ce ne metteva a scendere. Cioè c'era un periodo, un punto del gioco in cui ho cominciato a saltare le battaglie, ho detto le farò dopo, mi allenerò prima di andare nelle parti più importanti in cui vedo che non riesco effettivamente ad Boh, andare avanti. secondo me mi è piaciuto perché ha un po' l'idea di un picchiaduro. Sì, però il fatto è che da questo punto di vista è vero, però io non ho mai amato nei JRPG, ma ripeto, questa è una mia visione, quindi condivisibile o meno, quindi potete anche insultarmi qua sotto voi che state vedendo il video. Il fatto è questo, che io preferisco proprio o un sistema alla Kingdom Hearts dove sarà magari più button smashing, è vero, però ho il controllo effettivo del Sì, personaggio, sì, sì, sì. o un sistema classico a turni Sì, dove io diciamo che posso controllare. Xenoblade fa una cosa semi-automatica. Questo è Sì, è vero. quello. A me non piace, anche in Final Fantasy XII, il fatto di avere il Sì, no, no. personaggio che sta lì, attacca da solo, ogni tanto devo premere qualcosa per fargli fare degli Beh, attacchi e ricordo un po' curarmi. anche gli MMORPG. Esatto, è un sistema. Bravissimo, volevo dirlo io, mi hai anticipato. Ricorda molto il sistema di gioco di un MMO. E che in un MMO ci sta anche per svariate ragioni, per una questione di tempi, di lag, menate varie. Qui diventa, secondo me, in un gioco offline stucca un pochino, soprattutto il fatto che davvero delle volte stai lì ore e ore, colpire, 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 e ci metti una vita. Poi a forza di risentirti anche il Battle Team, che per fortuna cambia una Sì. certa, diventa un pochino, ecco, noioso, l'ho trovato da questo punto di vista. Sì, no, boh, io l'ho trovato bello verso la fine. Fare fuori i mostri unici, quelli veramente forti, anche quello di Zenobia, che era della sua missione secondaria, io mi ero gasato tantissimo. Dipende, va veramente a gusti, l'ho detto anche nei commenti, riesco a capire se a qualcuno non piace, è qualcosa di particolare. Però secondo me, conoscendo la Monolith, ha sempre fatto un po' i combat system così, e anche in Sì. un No, prossimo, secondo me, rimarrà un po' così, non andranno verso qualcosa di classico a è turni. vero. Al Ecco. massimo andranno verso un po' ancora più action. Come sarà con un altro gioco che dovrà uscire l'anno prossimo, che assomiglia molto a Xenoblade, che è Granblue Granblue Fantasy. Fantasy. Sì, è molto bello. Adesso stiamo andando un po' fuori tema. Come la Psy Games si è buttata sui giochi per cellulare, ha fatto un fottio di soldi, ma veramente un fottio, e adesso si sta buttando sulle console con un gioco che assomiglia a un Dark Souls Monster Hunter Sì. a high budget. Un gioco fatto dalla Platinum, che è della Platinum Games, che è questo gioco open world basato su Granblue Fantasy. E anche l'Arc Seas, che è quello che fa Blaze Blue e altri picchiaduro, farà un picchiaduro sempre su Granblue Granblue Fantasy. Fantasy Versus, che è stato Sì. Però presentato la settimana ho scorsa, visto il sì. gameplay di quel gioco lì, sembra un Xenoblade Chronicles 2 ad alto budget, Sì. con un engine bellissimo Perché dietro. ricordiamo anche sempre, tornando in tema, che il team di sviluppo di Xenoblade Chronicles 2 non era un team enorme No, no, di. no.
hanno dato anche una mano allo sviluppo di Zelda Breath of the Wild, della mappa di La mappa di Breath of the Wild è stata fatta interamente dalla Monolith, quindi c'è un motivo, ma infatti si vedeva, perché hanno preso un po' l'idea di quello che era Xenoblade Chronicles X della mappa e l'hanno trasposta in Zelda. Il vero potere della Monolith è di riuscire a creare dei mondi esplorabili in ogni dettaglio, cioè il fatto di non avere delle effettive barriere, ce ne sono pochissime. Pensando invece a un Final Fantasy XV, che in ogni posto in cui andavi avevi una finta barriera, se doveva essere mega esplorabile, cioè a momenti Dragon Quest XI, che ha delle mappe a corridoio, è quasi più libero di un Final Fantasy XV, almeno lì capisci dove devi andare. Final Fantasy XV ti dà questa illusione di movimento, e quando scopri che in certi posti non ci puoi andare ci rimani malissimo, a differenza invece degli Xenoblade Chronicles, che tu vedi un posto anche da lontano e in qualche modo ci puoi arrivare. Quello quindi funziona, la Monolith è maestra in questo. Sì, diciamo che l'unica barriera che vedete è quando ci sono quelle nuvole, basta per nuotare, dopo lì potete andare in infinito. Non c'è effettivamente un posto dove non puoi andare, a meno che non ti becchi una montagna che non riesci a scalare, quello lì sì, certo, ovvio, poi ci sono dei limiti strutturali all'ambiente. L'unica cosa è che non come in Breath of the Wild non ci si può arrampicare sulle montagne, quella è una cosa che ho adorato in Breath of the Wild. A parte quando pioveva. Esatto, sì, che scivolavi, fin troppo realistico, però di fatto la Monolith su questo veramente merita l'Oscar. D'altronde adesso si sa già che stanno lavorando su qualcos'altro, secondo me sarà il prossimo titolo o magari qualcosa di nuovo, ma secondo me stiamo già pensando un altro Xenoblade, tanto sa che funziona. In Giappone poi Xenoblade Chronicles 2 è stato un successo, siamo andati su Pixiv, ci sono artwork di tutti i personaggi. Sì, c'è gente che ancora le disegna. Sì, sì, ma io vado ogni giorno e ce n'è sempre, minimo 5-6 di nuove ce ne sono, su qualsiasi personaggio non importa. No, il fatto è che è stato un titolo annunciato, sviluppato in 3-4 anni comunque, da quello, forse un pochino di più. Sì, anche subito, cioè in realtà l'avevano iniziato un po' assieme con l'X, perché è lo stesso engine quindi stavano lavorando un po' ad entrambi, e per questo è che è uscito anche straveloce da quando l'avevano presentato, perché l'avevano presentato quando era uscito praticamente la Switch un po' prima, e subito dopo neanche un anno era già fuori. Si è visto un po' effettivamente che è stato un po' rushato su certi aspetti, anche dal punto di vista della risoluzione, frame rate, undocked. Che se ci giocate in fisso la risoluzione è buona, se invece ci giocate sulla console avrete un calo di frame, soprattutto nel Torigot, nel Gormot. E e anche la risoluzione è molto più bassa. E mi rivolgo a Big Sister adesso. Big Sister, se vuoi giocare a questo gioco, sappi che intorno i veri protagonisti sono Laura e Jin, quindi se vuoi utilizzare Jin e fare la fangirl, gioca già quella. L'ho già andata a comprare. Comunque, sì, è veramente un prodotto che funziona anche a livello musicale, a me è piaciuto tanto. No, cioè, soundtrack, ragazzi, aspetta. D'altronde, la colonna sonora di Mitsuda, che è stato anche coadiuvato da altri studi, è meravigliosa, molto varia anche da titano a titano, per le battaglie un po' più roccheggiante, jazz in altri momenti. Sì, jazz è più intorno, d'altronde. Sì. Diciamo che il jazz è stato un po' il motif che hanno scelto per Torna, bello. Però funziona, cioè è un prodotto veramente su cui c'erano basse aspettative, cioè non c'erano vere e proprie aspettative. Ma c'erano basse aspettative persino per me, perché la Nintendo non era capace di spiegare come funzionava il gioco. Io mi ricordo che alle 3 che avevano fatto vedere il gameplay dall'alto con la telecamera, e lo facevano vedere poca esplorazione, si capiva nulla del gioco, fino a quando ha fatto Nintendo Direct dove hanno spiegato il combat system, come si esplora tutto quanto e quanto grande era effettivamente il gioco, perché all'inizio sembrava tutto a corridoio. No, infatti dopo è stato spiegato e poi si vede, cioè, ha delle fasi un po' più lineari soprattutto all'inizio. Come anche in realtà mi viene da dire anche dove è nato Rex, Lefteria, è molto, cioè è vero che ci sono delle isole da esplorare piccoline, però è molto lineare, come anche il sotto di Lefteria quando Nia dopo si mostra con il suo vero aspetto. Sì. Comunque io direi che più o meno tutti gli aspetti più importanti li abbiamo discussi, e a noi questo gioco, come avrete capito, ci è piaciuto tantissimo, a parte i punti che ho elencato anch'io, che comunque sono difetti che sono valutabili personalmente, come sempre per me non esiste una valutazione. Che in realtà la cosa bella è che potrebbero persino fare un seguito, perché il finale fa vedere che c'è questo pezzo di terra gigantesco nuovo dove tutti i titani si mettono praticamente verso, come se formassero un unico continente. Esatto.
esatto, però si attaccano a questo pezzo di terra mai esplorato, quindi si potrebbe persino andare avanti volendo, ma non lo faranno mai perché loro si preferiscono concentrarsi su qualcosa di nuovo. Chi lo sa, questo lo scopriremo solo in futuro. Esatto. Sarebbe bello però da un lato avere magari un collegamento molto leggero come tra questo e il primo capitolo uscito per lì ancora nel 2011. Ad ogni modo, ragazzi, speriamo che questa discussione vi sia piaciuta, sia stata interessante. Come sempre, lasciate un commento, dite la vostra se siete d'accordo, se vi è piaciuto, se l'avete odiato questo gioco. Colgo anche l'occasione per ringraziare Catra, che ha seguito la serie fino alla fine, e anche Spartaculos, bellissimo nick, Big davvero. Sister, Big Sister, che sono stati coloro che hanno seguito più appassionatamente questa serie, ci fa un sacco piacere. Ringraziamo anche tutti gli altri. Ovviamente ringraziamo anche tutti gli altri, adesso stiamo parlando di quelli che di solito commentano. Sì, ringraziamo anche tutti quanti gli altri che hanno seguito. Come sempre, diteci la vostra e nulla, io direi che ho detto tutto. Se vuoi aggiungere qualcosa... No. Dico solo la mia waifu e Nia. Waifu e Nia, zio Pon a tutti, ragazzi. Esatto, ormai è diventata la nostra catchphrase. Esatto, e visto che questo video uscirà durante le feste, vi auguriamo tante buone cose per l'anno nuovo, per quello che sarà e per tutto. Comunque, ci trovate sempre qui su Two Times Nerd. Buona serata, ragazzi. Buona serata, ragazzi.